asfissiante, non facendo fare il solito gioco del Napoli ai giocatori, perché chiaramente insomma, gli spazi erano poi ristretti, perché loro avevano veramente un'intensità incredibile. E quindi il Napoli non ha potuto fare il Napoli. Questo secondo me è proprio il succo del discorso. Tu dicevi prima, anche qualche anno fa, per un gol così, però purtroppo in Champions capita, è capitato al Napoli, ma è capitato anche altre formazioni negli anni passati, e fa parte del gioco. Il rimpianto più grosso non aver vinto al Maracanã di Belgrado, perché lì con quei tre punti lì il Napoli secondo me avrebbe tranquillamente passato il turno. Tu mi dici, magari non mi giri con il Liverpool in casa, ma questo è poi da vedere, perché ti dici che non mi giri con il Liverpool in casa? Napoli ha fatto la partita perfetta con il Liverpool a San Paolo, l'avrebbe fatto comunque, anzi forse anche di più sulle aree dell'entusiasmo, e quindi non sono d'accordo con te. Però insomma, voglio dire, alla fine insomma, il Napoli esce a testa non alta ma altissima da questa competizione, perché è il girone più difficile dell'intera Champions League, e quindi Napoli ha fatto